In questo video andrò a realizzare nuove mega evoluzioni X e Y per alcuni Pokémon che ne possiedono già una, così da averne due ben distinte proprio come Charizard e Mewtwo. Giustizia è fatta! Ah, le mega evoluzioni, una di quelle meccaniche e innovazioni che divide sempre le opinioni dei fan. Personalmente non mi hanno mai fatto impazzire, ma a quanto pare, secondo il sondaggio che ho messo ieri, la maggior parte di voi le ama, quindi deduco che questo video vi renderà felici. E no, non darò una terza mega evoluzione a Charizard, ne ha già abbastanza. Ciao ragazzi, come state? Io sono DaDrake e siete di nuovo qui sul mio canale. Vi ricordo come sempre di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video e soprattutto di far aumentare la bassa percentuale di iscritti, così come la mega evoluzione, dove il legame tra allenatore e Pokémon sblocca un nuovo potenziale, anche il legame tra me e voi può farci arrivare davvero in alto. Sono un sentimentalone, che ci posso fare? Dopo tanti mesi dall'apertura di questo canale, finalmente oggi andrò a parlare di un argomento che molti di voi stanno chiedendo da tempo. Come ho già detto, questa volta tocca alle mega evoluzioni, meccanica introdotta con i giochi di sesta generazione che ancora oggi viene acclamata dai fan che vorrebbero rivederla nei nuovi giochi Pokémon. Breve infarinatura per chi stranamente non sapesse di cosa stiamo parlando. Con la mega evoluzione, un Pokémon è in grado di superare i propri limiti ed evolversi ulteriormente oltre lo stadio finale. Tuttavia, questo accade solo in battaglia. Per compiere questo incredibile fenomeno, all'allenatore serviranno tre strumenti speciali. Una mega pietra da dare al Pokémon, un mega bracciale e una pietra chiave, che va inserita all'interno dell'accessorio. La mega evoluzione è un'arma potentissima con numerosi vantaggi per il Pokémon che la utilizza. Le sue statistiche aumentano di 100 punti rispetto alle proprie statistiche base, la sua abilità potrebbe cambiare a favore di una più utile e a volte anche il suo tipo varia. L'esempio più comune è proprio Charizard, che con la sua mega evoluzione X ottiene il tipo drago in cambio di quello volante. Altri ottengono un tipo secondario, come Mewtwo, che sempre nella sua forma X diventa di tipo psicolotta. Ma perché ho voluto citare proprio questi due Pokémon? A differenza di tutti gli altri mostri giattoli, queste due creature in sesta generazione non ottengono una sola evoluzione, ma ben due, a discapito di tutte le altre, che sono ferme ad una. Lo scopo di questo video sarà proprio questo, prendere uno a uno dei Pokémon che posseggono già una singola mega evoluzione per poi creargliene una seconda, così da avere la stessa possibilità di scelta di Mewtwo e Charizard. Faccio una piccola premessa. In linea generale dietro al design delle mega evoluzioni non troviamo delle ispirazioni particolari, sono solo cambiamenti fisici generali volti a rendere i Pokémon più grossi e dettagliati, ma purtroppo io non riesco a non dare un senso logico alle mie creazioni, quindi agirò diversamente. Il trio leggendario di Kalos, ovvero Xerneas, Sivelte e Zygarde, affonda le sue radici all'interno della mitologia norrena. Dunque ho deciso che ogni singolo mostriciattolo che andrò a realizzare sarà legato a creature leggendarie facenti parte di essa. E devo dire che ho avuto molta fortuna. Fase 1. La ricerca. Vi erano mancate queste parole? Oggi sono necessarie proprio per le varie ricerche che ho effettuato per dare un senso ad ogni singola mega evoluzione. Per l'occasione, ho deciso di andare in ordine di Pokédex e prendere i primi 5 Pokémon che posseggono queste particolari forme. Primo tra tutti, troviamo l'amatissimo Venusaur, starter erba di prima generazione. Sapevo già su cosa si basa il suo aspetto, grazie ai miei bellissimi shorts dove spiego le ispirazioni dietro ad ogni singolo Pokémon, quindi andiamo subito ad analizzare quella che è la sua mega evoluzione. Il Pokédex di Let's Go Pikachu e Eevee cita: le zampe si sono irrobustite per sostenere il fiore sul dorso, diventando ancora più grande per via della mega evoluzione. Il suo aspetto è molto più massiccio, la vegetazione sul corpo aumenta andando a rappresentare una sorta di foresta in miniatura e oltre queste caratteristiche fisiche non c'è molto altro da aggiungere. Come detto in precedenza, la sua mega evoluzione aggiunge solo dettagli in più al design base. Per la sua nuova mega evoluzione X sarei potuto andare sul semplice, in fondo l'albero di Yggdrasil è uno degli elementi più importanti della mitologia norrena, ma ho optato per qualcosa di più interessante. Dovete sapere che Thor aveva un fratello minore chiamato Baldur. Sua madre, Frigg, in una visione vide la morte prematura del figlio, e per evitare che ciò accadesse realmente, fece giurare a tutti gli esseri viventi e non del pianeta di non arrecare nessun male all'adorato pargolo. Tutti tranne il vischio, che venne dimenticato e messo da parte. Loki, dunque, consapevole di questo errore, fece in modo che un dardo di vischio avvelenato venisse lanciato contro Baldur, che lo trafisse portandolo alla morte. Frigg, in preda al dolore, si mise a piangere sul corpo del figlio. Qui la leggenda viene raccontata in due modi diversi. C'è chi sostiene che le lacrime si trasformarono in vischio e Frigg, per nascondere il suo errore, trasformò la pianta in un simbolo di amore universale.
Altri invece sostengono che il vischio, sempre creato dalle lacrime della madre, fece resuscitare il ragazzo. Interessante, vero? Partendo da questa leggenda, andrò a realizzare un mega venusaur basato su di essa e sulla fatidica pianta. Passiamo dunque ad un altro starter di prima generazione, ovvero Blastoise. Probabilmente tra le tre, la sua mega evoluzione è la meno amata per via di un design non troppo convincente. Sì, quel piccolo pizzetto sul mento non fa impazzire nessuno, lo capisco. Nonostante ciò, la sua abilità e le sue statistiche sono eccellenti e, come dice il Pokédex, grazie alle sue possenti zampe può sostenere i contraccolpi del cannone sul guscio, che ha una potenza simile a quella di un carro armato. Mega evolvendosi, il Pokémon ottiene due cannoni aggiuntivi sulle braccia, a discapito di uno di quelli presenti sulla schiena. Come dice la descrizione, il corpo diventa ancora più simile ai carri armati, arma sul quale Blastoise è basato. Per creare una sua seconda mega evoluzione, ho voluto utilizzare una sorta di contrasto con quella esistente. Se la prima è più violenta e distruttiva, la seconda agirà sul lato difensivo, con un comportamento più calmo. Tornando al versante mitologico, ecco apparire il leggendario Aspido Chelore, un misterioso mostro marino. I racconti norreni descrivono questa creatura come un essere così grande da ricordare un'isola, poiché rimanendo troppo a lungo con il dorso fuori dall'acqua, esso verrebbe ricoperto da una folta vegetazione. Questo essere ha diverse forme, può essere una balena, un pesce o appunto una gigantesca tartaruga. L'anzianità dell'animale riportata nelle leggende si sposa perfettamente con la Minogame, la tartaruga di 10.000 anni sulla quale si basa Wartortle. È il momento di salpare su un grosso Blastoise nave. Qualche posto dopo la linea evolutiva di Blastoise, troviamo un Pokémon con una mega evoluzione molto particolare. Sto parlando di Beedrill. Partendo dalle sue ispirazioni base, ovvero api, vespe e calabroni, la sua forma mega evoluta decide di sviluppare maggiormente il suo collegamento con pungiglioni e veleno, diventando una vera e propria macchina da guerra. L'aspetto è più minaccioso, ottiene altri due pungiglioni sulle gambe e quelle precedenti si allungano. Sicuramente non il tipo di insetto che mi piacerebbe avere in casa. Trovare una figura mitologica che potesse avere una qualche sorta di collegamento con questo Pokémon sembrava impossibile. Ed invece mi sono ricreduto. A quanto pare, nei racconti norreni, fa la sua comparsa una dea di nome Beyla. C'è molta confusione sull'origine del suo nome, ma in molti concordano che il suo significato possa essere la dea o regina delle api. In realtà questa figura era solo una serva di Freya, la dea della fertilità. Nonostante ciò, Beyla aveva un compito molto importante da svolgere insieme a suo marito, la produzione dell'idromele, la bevanda più consumata tra gli dei. Partendo proprio dal significato del nome e dal suo compito, ho deciso di basare la nuova mega evoluzione di Beedrill sull'ape regina, per contrapposizione a quella già esistente un po' più combattiva. Subito dopo Beedrill, ecco apparire un altro Pokémon che ha avuto il privilegio di mega evolversi, ovvero Pidgeot. Non cambia molto, le differenze principali sono semplicemente sulle ali e sulla chioma di penne che ha in testa, che sembrano ricordare in qualche modo i nativi americani, così come Breviary, oppure, non so, i capelli da Super Saiyan di Goku. Scegliete voi quello che vi piace di più. La sua forza muscolare aumenta notevolmente, permettendogli di volare senza sosta per 2 settimane consecutive, e diventa un potente attaccante speciale. Qui, a differenza di Beedrill, c'è un'ampia scelta riguardo le ispirazioni mitologiche sulle quali basarsi. Nella mitologia norrena abbiamo un numero abbastanza alto di creature volanti, tra le più importanti abbiamo i corvi di Odino, che gli facevano da messaggeri, e spie. Ho voluto scegliere qualcosa che si potesse facilmente collegare all'abilità di Pidgeot, ed ecco dunque che abbiamo Raesvelger, un gigante che possiede le fattezze di un'aquila. Non si hanno molte informazioni su quest'essere, ma la cosa più importante è il suo potere. Siede alla fine del cielo e agitando le sue maestose ali è colui che produce il vento. Partendo da ciò, ho immaginato un mega Pidgeot in grado di creare tempeste con il solo battito delle sue ali, diventando così di tipo elettro. Infine abbiamo un Pokémon molto amato, ma del quale non possiamo dire lo stesso della sua mega evoluzione. Mega Alakazam, con il suo lungo barbone, non fa impazzire la maggior parte dei fan. Oltretutto, chissà quanto gelato può mangiare contemporaneamente con tutti quei cucchiai. La descrizione di Pokémon Ultraluna ci dà tutte le informazioni necessarie su questo Pokémon. La mega evoluzione ha sprigionato la sua vera potenza a scapito dei muscoli. Grazie ai suoi poteri psichici può conoscere ogni cosa. L'idea di avere un Pokémon onnisciente è molto bella, ma si può fare di meglio. L'ispirazione che ho trovato per la sua nuova mega evoluzione, a mio parere, è la più interessante e bella di tutto il video. Quando si parla di saggezza, nella mitologia norrena non si può non far riferimento al gigante Mimir, il più intelligente della sua specie. Tanto erano grandi le sue capacità, che persino Odino si mise in viaggio per capire da dove le avesse ottenute. Il suo potere derivava dalla fonte magica di Mimir, in grado di rendere saggio chiunque ne bevesse. Odino riuscì ad ottenere un sorso dalla magica acqua, ma in cambio del suo occhio, che Mimir nascose sul fondo della fonte. Il gigante usava un corno simile al Gallajorn, il famoso strumento che verrà usato per annunciare l'inizio del Ragnarok, per abbeverarsi.
Tutti questi elementi si sposano perfettamente con il design di Alakazam e speriamo quindi di riuscire a creare qualcosa di più interessante di Gandalf versione Pokémon. Fase 2. Prove di concept. Ed eccoci di nuovo qui, a cercare di dare giustizia alle enormi ricerche che ho fatto, o almeno, come sempre, ci provo. Per il nuovo Mega Venusaur ho deciso di inserire all'interno del design le caratteristiche principali del Vischio, unite a quelle del Pungitopo, entrambe piante molto usate durante i periodi natalizi. Le foglie sull'albero si allungano, ed insieme a quella più grossa posizionata sul fronte, creano delle potenti lance da utilizzare sui nemici, per ricordare il dardo di Vischio usato da Loki. I colori diventano più scuri, dando come nuovo tipo al Pokémon quello buio al posto di quello veleno. Blastoise si rintana dentro il suo enorme guscio e riprende quelle che sono le orecchie di Wartortle, allungandole all'inverosimile. Anche la coda ottiene lo stesso trattamento, quasi a ricordare delle onde nelle quali questo grosso essere nuota. Le braccia assumono una forma più utile per il nuoto, mentre data la sua natura più pacifica, le bocche dei cannoni e del guscio vengono circondate da delle bolle d'acqua, meno potenti ma sempre temibili. Sempre i cannoni ricordano delle torri di un castello diroccato, a significare la natura di grossa isola che il suo guscio deve rappresentare. Mega Beedrill assume delle sembianze leggermente più femminili, per collegarsi meglio alla figura della dea e dell'ape regina. Una corona esce sulla sua testa, mentre le ali vanno a creare quello che ricorda un mantello tipico delle famiglie reali. I pungiglioni sono più sottili, ma sempre letali. La forma del corpo, invece, si ingrossa e diventa più rotonda, poiché le api regine sono le più grosse dell'alveare. Il nuovo Mega Pidgeot cambia drasticamente, a differenza dell'originale. Le sue piume si rigiriscono quasi come quelle di Zapdos, la sua chioma assume una forma di fulmine, così come pattern sulla pancia. I colori si spostano dal marrone al blu elettrico, con un nero che, a mio parere, sta molto bene con il design generale. Ha delle piccole piume azzurre sulle estremità delle ali che può scagliare addosso ai nemici sbattendole. Alakazam è il design più bello di tutti, per rispettare l'ispirazione alle sue spalle. I baffi diventano d'acqua, a simboleggiare la leggendaria fonte di Mimir. Il corpo diventa più grosso per ricordare proprio il gigante dal quale prende ispirazione. Gli occhi si chiudono per dar spazio al terzo posto sulla fronte e rappresenta l'occhio che Odino ha dovuto dare in cambio dell'acqua. Le corna, infine, sono a forma di Galajorn, il corno di Mimir. Prima di vedere cosa ne è uscito fuori, se sei arrivato fino a qui e ti piace ciò che stai vedendo, ricordati di iscriverti per altri contenuti simili. Bene ragazzi, eccoci dunque alla fine di questo lungo viaggio. Cosa ne pensate? Vi piacciono queste nuove mega evoluzioni? Le preferite a quelle già esistenti? Fatemelo sapere nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ditemi se vi piacerebbe vedere le mega evoluzioni alternative anche di tutti gli altri Pokémon che la posseggono già. Potrebbe uscirci fuori una piccola serie. Alla prossima! A proposito di serie nuove, nello scorso episodio ne è proprio iniziata una, dove ridisegno i Pokémon di tipo erba che in realtà avrebbero bisogno di un secondo tipo. Lo so, è difficile da spiegare, e quindi vai a vederlo per capire meglio.